bisogna che vi accontentiate. Pensate anche che poteva andare peggio. E io in realtà varierò un pochino rispetto al tema del quarantennale, per un motivo molto, molto semplice. Farò tre lunghe premesse che mi servono a fare in poco il racconto del gruppo, perché secondo me senza quelle non si capisce il senso di questo quarantennio che viene raccontato. Mi colpiva di quello che tu dicevi, perché nell'80 anche la Caritas della Diocesi si mi ha dato un pulmino del cielo a farla la sparapunti, e poi mi ha preso a fare l'obiettore di coscienza al campo Nomadi, e lì ho conosciuto di Diego, di Bruno Nicolini, le figure più belle di questa chiesa. Farò tre premesse perché vorrei fermarmi su una questione più generale, che è il problema del significato che ha avuto l'incontro della Chiesa con i poveri nel nostro tempo. E su questo c'è un bellissimo verso del Cantico dei Cantici, al capitolo 1, al versetto 8, che dice così: se non lo sai, o bellissima, dove andare, esci e segui le impronte del gregge. Esci e segui le impronte del gregge. E questa idea di andare dietro il gregge è una cifra che mi sembra possa rappresentare bene quello che è accaduto nelle chiese italiane, nella chiesa di Roma, nella chiesa cattolica in generale, davanti all'incontro con il mistero del povero, il mistero del Cristo povero. Per farlo, dicevo, faccio tre lunghe premesse. La prima è quella che riguarda i due principi chiave che il Vaticano II ha consegnato all'aggiornamento della Chiesa. Il primo principio è stato una dottrina, la dottrina dei segni dei tempi, è una dottrina di grande importanza. C'è un'idea un po' sempliciotta e sbagliata che pensa che i segni dei tempi siano quelle cose che sono capitate di recente, che dovrebbero indurre la Chiesa a cambiare il marketing del proprio prodotto religioso. In realtà non è affatto così. I segni dei tempi non sono quello, i segni dei tempi sono i segni del Vangelo che parla alla Chiesa da fuori. Quelle cose che capitano dove la Chiesa non si aspetta che capitino e che dicono alla Chiesa qualche cosa che le ricorda il Vangelo che è andato perduto nella memoria. Se pensate alla pace in terra, 1963, dove ci sono i giovani e le donne, il 63, giovani, le donne, la pace, l'idea è esattamente questa. C'è qualcosa che capita al di fuori di quelli che sono i confini visibili della Chiesa, che ricorda alla Chiesa il Vangelo. Bene, questo principio è di importanza straordinaria, perché la presenza del povero è il segno dei tempi per eccellenza. È il Vangelo che bussa, quelli che hanno diritto al Vangelo che vengono a bussare a chi il Vangelo lo possiede. Il secondo principio, quello di prima del padre Chenu, è un altro principio molto utilizzato dal padre Congà prima e durante il Vaticano II, e cioè l'idea che esiste una tradizione con la T maiuscola e tante tradizioni con la T minuscola. Le tradizioni, quelle piccole, sono quelle che spesso vengono confuse con la nostalgia dei propri 20 anni. E si dà questo nome solenne, sacrosanto, di tradizione a cose che sono semplicemente usanze che si sono praticate legittimamente, beneficamente, ma esiste una cosa più importante, la tradizione, quella con la T maiuscola, che è la grande tradizione della Chiesa, in pasto d'Oriente ed Occidente, nel quale ci sono le questioni alle quali è difficile dare una risposta. La presenza dei poveri nella Chiesa è la tradizione per eccellenza della Chiesa, perché costituisce il nucleo stesso dell'annuncio evangelico. L'annuncio evangelico non è un annuncio di un'incarnazione qualsiasi, di un'incarnazione senza contenuto, ma è quello. Questi due principi, la dottrina dei segni dei tempi, la distinzione tra tradizione e tradizioni, sono le cose che hanno permesso al Vaticano II di aprire una stagione importante della vita della,
della Chiesa, che naturalmente ha lasciato qualcuno anche un po' preoccupato, ma i preoccupati rispose Papa Giovanni la sera prima di morire. Sul Quotidiano, che era un giornale di Roma, la sera prima, il giorno prima che Roncalli morisse, uscì un articolo che diceva che con la pace mentale, se la distinzione fra errore ed erranti, fra dottrine ed fra ideologie e partiti, Papa Giovanni aveva favorito la crescita dell'1,5% del Partito Comunista Italiano in Sicilia e dunque aveva tradito il Vangelo. Come capite, l'accusa al Papa non sono una cosa, una grande novità, insomma, non è che si deve dare cose buone. E la cosa venne letta a Papa Giovanni, perché Papa Giovanni leggeva tutto, anche le cattive notizie. E la cosa interessante è quello che Papa Giovanni ordinò a Capovilla di prendere carta e penna e di scrivere una paginetta che io considero l'ultima pagina del Giornale dell'Anima, in cui c'è una frase molto luminosa e forte che dice: non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. Il che dice quello che è stato il cammino della Chiesa in questo tempo, un tentativo di comprendere meglio il Vangelo, nel quale è capitato un miracolo. La bellissima per eccellenza, che la Chiesa è uscita cercando le orme del gregge, seguendo le orme del gregge dei poveri. Ha scoperto che tutta una serie di convinzioni che si erano sedimentate nel tempo, non un po' pilasma, non è la siccità, e tutto il resto del Vangelo, perché davanti al povero la Chiesa aveva sviluppato, soprattutto nel regime di cristianità, una convinzione molto precisa. Ci sono gli ordini distinti, i maiores e i minores, ci sono i grandi e ci sono i piccoli. I piccoli ci sono, così i grandi possono prendersi cura di loro e creare vera concordia e sintonia a partire dalla diversità. Gregorio Magno, mica uno qualsiasi, che dice così. Questa idea della povertà come una cosa che serviva ai ricchi per fare delle opere buone, una cosa che ha accompagnato molto la reazione della Chiesa, addirittura seppellendo nel dimenticatoio quello che era un diverso modo di pensare la povertà di Cristo, la povertà della Chiesa e i poveri della Chiesa. E tant'è che forse qualcuno di voi lo ricorda, quando uscì negli anni del postconcilio un librettino giallo della professoressa Mara, Povertà e ricchezza nel cristianesimo primitivo, fu un libro che venne letto da molti come una specie di libro di attualità, perché c'erano cose di Ambrogio che non ci si ricordava più. Cerca piuttosto che quanto è contenuto nel granaio sia destinato ai poveri, fai in modo che codesti tuoi magazzini riescano utili agli indigenti. Tu dici: porterò via i poveri alla loro casa, il Signore ti chiede invece: conduci a casa tua i poveri che non hanno un tetto. Questo cammino di recupero di quella grande tradizione patristica che rivedeva il modo di pensare i poveri nella Chiesa, la Chiesa povera, la povertà di Cristo, era stato un grande fattore di rinnovamento e ha permesso lo sprigionarsi di energie intellettuali e spirituali prima soppresse. Dico questo perché se uno vuole capire cosa è stata la storia della povertà e della Chiesa davanti alla povertà in questi 40 anni, deve risalire un pochino più indietro e deve risalire all'11 settembre del 1962, anzi per essere precisi al 4 luglio 1962. 4 luglio 1962 il cardinale Sunes, pensando che Papa Giovanni non fosse in grado di scrivere da solo un discorso di apertura del Concilio, gli manda un testo da leggere per l'apertura del Concilio per fargli fare bella figura. Papa Giovanni di quel discorso non usa niente nel discorso di apertura del Concilio, ma ne prende un pezzettino piccolissimo che usa nel radiomessaggio dell'11 settembre 1962, all'inizio del mese di preghiera per il successo, si diceva allora, del Concilio Vaticano II. In faccia ai paesi sottosviluppati, la Chiesa si presenta qual è e vuole essere, come la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. Le miserie della vita sociale gridano vendetta al cospetto di Dio. Tutto è e deve essere chiaramente deplorato. Dovere di ogni uomo
e dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui e di ben vigilare perché l'amministrazione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti. Questa si chiama diffusione del senso sociale e comunitario che è immanente al cristianesimo autentico e tutto va affermato vigorosamente. Quell'espressione chiesa dei poveri ha una forza straordinaria perché ribalta l'idea che i poveri abbiano una funzione della Chiesa per consentire ai cristiani ricchi di fare bella figura. Stabilisce un diritto di cittadinanza che in quella vigilia di concilio mobilita per l'appunto delle energie spirituali, energie intellettuali. È un momento, quello dell'inizio del Vaticano II, in cui questo tema dei poveri attraversa tutta quanta la discussione e vengono a galla tutte quelle che sono delle piccole sfumature che però sono abbastanza decisive fra una Chiesa che si occupa dei poveri, l'evangelizzazione dei poveri, la Chiesa per i poveri e soprattutto i poveri che evangelizzano la Chiesa, perché se sono un segno dei tempi i poveri dicono il Vangelo alla Chiesa. Nasce, come forse sapete, un piccolo gruppo di lavoro animato dal padre Gautier, Gesù, la Chiesa e i poveri, che comincia a fare le sue riunioni e in cui si riflette su che cosa si deve fare in concilio. In quel gruppo si discute di varie cose, uno degli invitati al gruppo, che in realtà non va, manda il suo esperto, il cardinale Vercaro, recepisce da quel gruppo una questione che pone proprio all'apertura del Vaticano II nel dicembre, quando tutti discutono di come si deve fare il documento sulla Chiesa. E dice che il mistero della Chiesa è stato e sarà sempre il mistero di Cristo dei poveri, che la questione non è una questione di carattere etico, non è una questione morale, è una questione profondamente teologica ed ecclesiologica. O il mistero dei poveri è ordinatore del modo d'essere della Chiesa, o ridiventa ancora, in quel senso gregoriano, una funzione. C'è una presenza del Cristo nei poveri che richiede una riflessione dottrinale all'altezza del Concilio. Tutta questa discussione si svilupperà negli anni del Concilio, 62, 63, 64, 65. Nel 65, alla fine, un po' delusi dall'esito di queste cose, un gruppo di vescovi pronuncerà il famoso patto delle catacombe. Sono rimasto indietro con le figurine che ho preparato. Pronuncia il famoso patto delle catacombe, e con il quale si domandano parecchie cose che si riscontrano quasi tutte nell'abbigliamento dell'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. La rinuncia alla pompa, la rinuncia ai titoli, la rinuncia alle preziosità esteriori della cosa, non per disprezzo verso quello che sono le usanze, ma per un'adesione più profonda a quello. In realtà, se voi aveste intervistato i vescovi della fine del Vaticano II, inclusi quelli delle catacombe, molti avrebbero detto che il tema della povertà al Vaticano II era andato perduto. Era andato perduto. In realtà non era propriamente andato perduto. Era rimasto un pezzettino, piccolissimo, dentro la Lumen Gentium, al capitolo 8, al paragrafo 3, nella quale si diceva una sola cosa sulla povertà, che però era di un'importanza capitale, talmente capitale, che questa frase non è mai stata citata nel Magistero Pontificio successivo da allora ad oggi. Come sapete, in Segreteria di Stato ci sono degli esperti di citazioni che qualsiasi cosa il Papa dica aggiungono un po' di note, inseriscono un po' di frasi, quindi le fanno la parte di abbellimento del testo. Questa qui non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché, per quanto piccola sia, rappresenta una perla all'interno del Vaticano II che dice quanto profonda fosse stata la seminagione di quell'espressione sulla Chiesa dei poveri, di quella riflessione su cos'è la Chiesa. L'ho messo in latino per fare bella figura, così si vede che sono in latino. Così come il Cristo ha compiuto l'opera della redenzione nella povertà e nella persecuzione, così la Chiesa, nella stessa via, è chiamata ad incamminarsi affinché il frutto della salute possa essere comunicato agli uomini. Guardate bene che un testo piccolissimo, piccolerrimo, ha per sé tante cose di concilia, anche la sua sostanzialità è piccola, una parola.
è un testo che ha dentro una forza ecclesiologica capitale, perché dice che la misura della povertà della Chiesa non è un modo per essere più credibile nel mondo contemporaneo, non è un modo per essere più palatabile rispetto a chi non la ama, non è un modo per venire incontro a delle necessità che si moltiplicano per l'ingiustizia del mondo che si è creato, ma che la misura della povertà e della persecuzione della Chiesa è la povertà e la persecuzione del Cristo. Sic ut autem Christus, come il Cristo ha compiuto l'opera della redenzione, così la Chiesa. Quelle ita della Chiesa, quelle tre lettere lì, valgono tutta la riflessione del Vaticano II sulla Chiesa, talmente forti, talmente importanti, che ancora oggi continuano ad essere come uno sperone indigesto. Ricorderete che nel libro dei Atti degli Apostoli il terzo racconto che Paolo fa della sua vocazione aggiunge un po' di parole rispetto ai primi racconti. E il terzo racconto che fa dice che la cosa che gli viene detta dal Signore che gli appare è: ti è duro resistere allo sperone. Ti è duro resistere allo sperone. Quel dita rimane come uno sperone piantato nella carne della Chiesa. Uno sperone al quale è difficile resistere e che è difficile ricevere. E qui ho quasi finito le premesse. Al quale è difficile resistere e che è difficile ricevere per una ragione molto semplice che fa parte della storia di tutti i grandi concili. I grandi concili si riconoscono non perché dicono di essere grandi, quasi tutti dicono di essere grandi nella verità, e non perché scrivono documenti lunghi o documenti corti, non perché fanno definizioni più o meno solenni, ma si riconoscono perché per andare a selezionare quelli che sono i punti vitali ci mettono del tempo. Se vi fosse messi con un microfono a Trento davanti alla cattedrale del Concilio e intervistare i vescovi del Concilio di Trento e gli avesse chiesto qual era la cosa più importante che hanno deciso, loro mica dicevano che era il seminario del prete. Invece la cosa più importante era quella lì. C'è voluto un bel po' di tempo, c'è voluto San Carlo Borromeo, c'è voluto un sacco di cose perché si imparasse che la riforma tridentina aveva un nucleo pulsante, fortissimo, che era rappresentato da questa invenzione del prete tridentino. Non a caso, sempre per rimanere sulla priorità della cosa dei poveri, lo sfumento col quale le classi subalterne acquistavano dignità e voce nel mondo, come dimostra tutta la storia del presbiterato, dell'episcopato, del papato dell'età moderna. Recepire quell'idea della povertà come costitutiva ecclesiologicamente della Chiesa è una cosa molto difficile. E chi la recepisce per primo non sono le grandi voci della teologia europea. Chi la recepisce per primo sono i vescovi di America Latina all'Assemblea dell'Episcopato Americano di Medellin. Quando si sta preparando Medellin sulla costa del Pacifico a Chimbote, una città di pescatori nel nord del Perù, c'è un teologo che fa una conferenza. La conferenza si chiamava La teologia dello sviluppo. Il teologo si chiamava Gustavo Gutierrez. Gustavo fa una conferenza che non piacque mica tanto, perché lui disse: la teologia dello sviluppo non basta, ci vuole una teologia della liberazione. La teologia della liberazione. E quest'idea che il mistero dei poveri avesse dentro un seme messianico di liberazione che andava ascoltato e raccontato è la cosa che agì all'interno dell'Assemblea dei Vescovi di Medellin. Vi cito Medellin. La Chiesa non è spinta da alcuna ambizione terrena, ma vuole essere umile e serva di tutti gli uomini. Abbiamo bisogno di accentuare questo spirito della nostra America Latina. Vogliamo che la nostra Chiesa latinoamericana sia libera da legami temporali, da connivenze, da ambiguo prestigio. Vogliamo che, libera di spirito rispetto ai vincoli della ricchezza, sia più trasparente e forte nella sua missione di servizio, che sia presente nella vita e nei compiti, riflettendo la luce di Cristo presente nella costruzione del mondo. Vogliamo riconoscere tutto il valore dell'autonomia legittima che hanno i compiti temporali, servendoli, non intendiamo né sfigurirli né sviarli, desideriamo rispettare sinceramente gli uomini ed ascoltarli per servire nei loro problemi e
e le loro angustie. Così la Chiesa, continuatrice dell'opera di Cristo, che si fece povero per noi essendo ricco per arricchirci con la sua povertà, presenterà agli occhi del mondo un segno chiaro ed inequivocabile della povertà del suo Signore. Presenterà agli occhi del mondo un segno chiaro ed inequivocabile della povertà del suo Signore. Dove l'intuizione profondamente legata a quello che era stato il percorso conciliare e la caratteristica conciliare è questa, di capire che è l'annuncio cristiano della povertà di Cristo il punto che rende leggibile il mistero del povero agli uomini. Questo è Gustavo quando era giovane, adesso è un po' meno più un annuncio. Italia, questa faccia la conoscete, ho finito le premesse, adesso faccio il resto del compito che mi è stato dato. In Italia la ricezione di tutto questo è resa molto complessa dal clima particolare del nostro paese. Paese che quando per sé il concilio incomincia non ha una dimensione di chiesa nazionale. La conferenza episcopale fondamentalmente nasce perché ce l'hanno anche gli altri e dunque bisogna farne anche una per l'Italia, ma a che cosa serva una conferenza episcopale non è mica tanto evidente a tutti. Per sé, se c'è un pregio, un vanto della Chiesa italiana, è quella di essere una specie di alone che sta attorno alla figura del Papa e ne segue quelle che sono le indicazioni e non ha una propria fisionomia da trovare. In questo gioca un ruolo importantissimo la scelta di Paolo VI invece di far nascere una chiesa italiana attraverso la nomina segretario della CERN, il signor Bartoletti. In quel momento la figura importante della conferenza episcopale è il segretario. D'altronde era un vecchio gergo democristiano, che i presidenti contavano poco e i segretari decidevano tutto, quindi era un altro mondo dal punto di vista della mentalità politica. E lo sforzo di Bartoletti è lo sforzo per far nascere una chiesa italiana nella quale prendano fisionomia le chiese locali, nel quale i vescovi non siano semplicemente una massa omogenea posta attorno al papato, ma siano invece la voce, gli angeli, direbbe il libro dell'Apocalisse, delle chiese. Angeli delle chiese che portano quelli che sono i carismi e le peculiarità di ciascuna chiesa, tutte le chiese, a partire dalla Chiesa di Roma. Chiesa di Roma che celebra il famoso convegno sui mali di Roma del 74, che forse qualcuno di voi ricorderà addirittura di persona, che è uno sforzo originalissimo perché in quel momento lì la questione dei mali di Roma è una questione che non viene percepita sicuramente nell'altro grande ambito che è quello che costituisce il principale problema della Chiesa italiana in quel momento, che è la politica. Perché la costruzione della Chiesa italiana si misura con il fatto che l'essere posta attorno alla figura del Papa vuol anche dire essere posta attorno alla presenza politica dei cattolici della società italiana e all'unità politica dei cattolici della società italiana, quindi riassorbendo all'interno della compagine ecclesiale quelle che sono le contraddizioni del mondo politico. Il mali di Roma è un tentativo ed un'intuizione di provare a guardare le cose da un altro punto di vista, non dal punto di vista di quella che è la gestione del potere, ma anche la difesa delle istituzioni democratiche che i cattolici hanno contribuito a creare in questo paese, ma guardare invece da un punto di vista diverso, che è il punto di vista della povera gente. Quella vecchia istanza scritta dalla Pira per cronache sociali del 47, l'attesa della povera gente, si ripresenta alla metà degli anni 70 come un'opzione di carattere ecclesiale. Opzione di carattere ecclesiale che in realtà viene inibita e fulminata dal fatto che le tensioni politiche sono quelle che decidono e che determinano tutto.
E quindi le questioni come il referendum sul divorzio, Paolo VI domanderà a Bartoletti in un colloquio fra loro due soli: non stiamo chiamando i cattolici ad un atto di inutile eroismo? Punto di domanda, che è una domanda molto giusta e la risposta era molto facile. E il referendum sul divorzio rappresenta il riflettersi di una spaccatura all'interno del contesto politico, diventa spaccatura ecclesiastica, spaccatura ecclesiale, e diventa la costruzione di un paradigma nel quale è la politica che decide la quantità e la qualità dell'unità della Chiesa. In questo la costruzione delle Caritas e l'impegno accanto ai poveri, l'impegno di una Chiesa dei poveri che nasce dentro questa esperienza, è un impegno molto rilevante ed importante, perché incomincia a creare la possibilità di una guarigione della Chiesa rispetto a quella che era l'ossessione superpoliticista che ha determinato in quegli anni. Ossessione superpoliticista che non aveva mica possibilità di essere evasa facilmente, non è che sia, quindi la discussione di poi sembra tutto molto facile, le ragioni che ho detto poco fa erano quelle che stavano nel piano. C'era il terrorismo, c'era una minaccia prepotente alle istituzioni democratiche che veniva dalla destra estrema e fascista, c'era una crescente disponibilità da parte degli Stati Uniti ad usare lo strumento della repressione e della rottura dei regimi democratici come strumento di garanzia e di controllo. Era accaduto in America Latina, era accaduto anche in Grecia, non tanto distante da noi, e c'era, vi ricorderete, la sindrome di Berlinguer, la sindrome civile, l'equilibrio democratico, e dunque difesa delle istituzioni, difesa della Chiesa, continuano a rappresentare un fattore, un grande elefante nella stanza all'interno del cattolicesimo italiano. Questo grande elefante della stanza rende lente tutte le altre cose, rende lenta la riforma liturgica, rende lenta il cammino dell'acquisizione della carità, rende lento la scoperta di che cosa voglia dire il mistero dei poveri, il mistero di Cristo nella Chiesa, all'interno delle società nelle quali il benessere incomincia a dare il primo segno di scricchiolio proprio negli anni 70 e perfino negli anni della grande crescita economica, quella degli anni del governo Craxi, incomincia ad apparire come una crescita nella quale la divisione della società e la divisione del paese diventano sempre più marcate e sempre più forti. È il momento nel quale il clero italiano, in modo particolare, una volta tanto parliamone bene, il clero italiano dà il meglio di sé, Veramente nel credo italiano di quegli anni, di molto del credo italiano di quegli anni, si può dire quello che Gesù diceva di Giovanni Battista, e cosa siete andati a vedere nel deserto, gli uomini avvolti in morbide vesti, stando nei palazzi del re. C'era un credo italiano che non stava nei palazzi del re, che stava nelle periferie, che stava nelle borgate, che stava nelle baraccopoli, che stava nei campi nomadi, che stava nelle carceri, negli ospedali psichiatrici giudiziari, che stava in mezzo a queste prime avvisaglie del mondo della fame che attraversava il mare per venire nel mondo occidentale, e i primi segni di quelle che erano le grandi fratture che si stavano verificando nell'Europa orientale, che avevano portato di qua in Europa occidentale tutti i problemi che prima erano dall'altra parte. E mi ha ricordato che questo clero, senza le morbide vesti, che non stava nei palazzi dei re, è un clero che va anche detto non godeva di apprezzamento universale. Io ho fatto per il TG1 un documentario su Di Liegro in cui ha usato come colonna sonora le canzoni di Lucio Dalla, perché c'era una bella canzone di Lucio Dalla sul cavaliere eroico senza paura, che in realtà prende un sacco di botte mentre combatte, che rappresentava, credo bene, quella che era stata la parabola. Non era affatto unica, non era isolata. E è un clero quello che mette in moto tutta una serie di azioni, dove però è interessante che manca l'esplicitazione di quel contenuto teologico che dicevo prima. Quel contenuto teologico verrà dopo, verrà non tanto dopo.
verrà quando un prete diventato prete dopo Medellin diventerà vescovo di Roma. E alla fine di un lungo periodo in cui il papato non italiano smette di guardare la politica come l'unico tratto determinante, e quando la politica ha preso dopo la fine della Unione Sovietica e la caduta del muro di Berlino, come si dice in gergo, tutta un'altra dimensione e profilo, prende una dimensione completamente diversa, nella quale paradossalmente si scopre che la vera insidia è rappresentata da quell'insieme di persone che possono essere riepilogate con una bella categoria di Nino Andreatta degli atei devoti. Quelli che hanno una grande cura e ostentano devozione per i simboli della religione, perché della religione in quanto tale non è che gliene importi tantissimo. E questo tipo di cambiamento sarebbe arrivato molto tardi ed è il cambiamento che riguarda l'oggi. Il percorso della Chiesa italiana del post-concilio è stato un percorso segnato da una grande lentezza che può avere scontentato alcuni, e dall'altro lato da qualche fuga in avanti che può avere scontentato altri. Questa stagione, il cinquantennio primo della ricezione del Vaticano II, è finito. Quello che è in corso adesso è un percorso nel quale quelle grandi stanze sono ancora tutte davanti a noi, quell'ita è ancora lì davanti, e in questo credo il credo italiano di oggi, non quello degli anni 70-80, ha un grande compito, una grande responsabilità, e con loro tutti i figli e le figlie della Chiesa cattolica in modo particolare. Perché, mi scuserete se lo dico in una maniera un po' rapida, perché il rischio che rimane davanti alla Chiesa italiana è quella di una politicizzazione dei poveri. Anziché pensare alla Chiesa dei poveri e all'evangelizzazione che i poveri fanno alla Chiesa, pensare ai poveri come un ambito nel quale c'è una competizione fra agenzie di servizio che ciascuna col proprio marchio e la propria bandiera cercano di alzare più alto degli altri, casomai ammantichiando i più poveri, così la bandiera sale più su. E questo è il problema dei problemi. C'è un'altra possibilità, che è quella di riuscire a riprendere la voce di una profezia inascoltata e di sapere che oggi, proprio perché in questo contesto la dimensione della povertà costituisce un'interpellazione messianica non più evitabile per le chiese, allora il segno che possono rappresentare realtà come sono quelle delle Caritas in tante chiese, in tante diocesi, diventa un segno teologico, non un segno morale, non un segno delle opere. Finisco leggendovi solo poche righe di una poesia di Turoldo, perché, come faceva il padre Davide, che sapeva fuggire dalle cose difficili con la voce poetica, con il profetico anche quello, mi sembra che dica l'esigenza di ritrovare un'umiltà del servizio, dell'abbassare le bandiere, e non perché questo abbia appunto una funzione, ma questo consente di guardare più a fondo e più in profondità quello che è il mistero del Cristo povero, che nel povero chiama la Chiesa. Dice così: ora invece la terra si fa sempre più orrenda, il tempo è malato, i fanciulli non giocano più, le ragazze non hanno più occhi che splendono a sera, e anche gli amori non si cantano più, le speranze non hanno più voce, i morti doppiamente morti al freddo di queste liturgie. Ognuno torna alla sua casa sempre più solo. Tempo allora di tornare poveri, per ritrovare il sapore del pane, per reggere la luce del sole, per varcare sereni la notte e cantare la sete della cerva. E la gente, l'umile gente, abbia ancora chi l'ascolta e trovi l'udienza alle preghiere e non chiedere nulla. Grazie.